Franco Zwierkowski, che è tornato a trovarci nel nostro studio. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Prego, prego. Vaticanista di lunga data che ha avuto modo di seguire veramente da vicino il pontificato di Giovanni Paolo II e vogliamo cominciare... Buongiorno innanzitutto. Anche a voi. Buona Pasqua in ritardo. E buona Pasqua in ritardo, ma insomma il periodo pasquale continua. E vogliamo riaprire questo capitolo partendo proprio dagli ultimi giorni, da quella attesa che era presente, che ha vissuto Roma, ma anche chi ha visto i telegiornali, chi ha seguito la cronaca in quei giorni, ricorda quel clima di attesa e anche di vicinanza nei confronti di un pontefice che aveva già manifestato la malattia e l'amore delle persone nei suoi confronti. Io ero in piazza, ero, quindi io racconto la piazza, racconto questa trasformazione della piazza, prima che c'era questo senso di speranza ancora, questi giovani che urlavano, papà ti vogliamo bene, così, e poi pian piano invece si è diluito perché passavano le ore. Poi invece dentro il racconto è quello che ha fatto il segretario del Papa Don Stanislao, e ha raccontato che il Papa nelle ultime ore ha voluto congedarsi da tutti, tanto che un giorno mi ha detto si è congedato anche da Francesco. Ha detto: Francesco chi è? È l'uomo che faceva le pulizie. E il Papa l'ha chiamato, gli ha messo la mano sulla testa, e Francesco poi ha detto: non mi sono lavato per 2 settimane con la benedizione del Papa. Il Papa ha salutato tutti e poi a un certo momento si è visto che non respirava più, non respirava. E dalla piazza arrivavano non più voci, ma c'era questo silenzio pazzesco, incredibile, che si capiva che stava avvicinando alla fine. E il Papa ha guardato una delle suore che lo accudivano, era Suor Tobiana, e gli ha detto in un soffio: cioè, voglio tornare dal padre. E guarda un po' le ultime parole del Papa, a chi l'ha dette? Ad una donna. Fra l'altro, forse ci sarà anche un senso in questo. E alle 21:37 il dottor Buzzonetti ha visto che il Papa era passato. Però sul monitor il cuore del Papa ha continuato a battere per qualche secondo. Incredibile è come è stato ancora. Ed era la vigilia della festa della misericordia che lui stesso aveva istituito. E poi dopo ci sono i funerali, quelli incredibili anche i funerali, con quel bellissimo discorso del suo probabile poi dopo successore Ratzinger, e ci starà guardando alla finestra il Papa, e quel Vangelo sfogliato dal vento, così è. E veramente è stato qualcosa che ha colpito tutti e che è rimasto nel cuore di tutti, anche questa gente che andava poi dopo a trovarlo giù nella Basilica Vaticana. È stato un ricordo che credo che perlomeno quelli della mia generazione ricorderanno ancora. Stiamo vedendo ora delle immagini e ricordo anch'io, in realtà ero a Roma perché erano i primi anni di università, e ricordo proprio proprio un fiume di gente per salutare San Giovanni Paolo II. E davvero, come diceva lei, sono immagini che resteranno sempre nella nostra memoria. Noi vogliamo ricordare alcuni momenti che sono stati i momenti più importanti di questo pontificato, che è stato uno dei più lunghi, ben 27 anni. Allora vogliamo andare al 19 agosto del 2000, la veglia di preghiera durante la Giornata Mondiale della Gioventù, e lo vogliamo fare ascoltando direttamente le parole di Papa Giovanni Paolo II. Guardiamo insieme. Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino, vuol dire che siamo già vicini a mezzanotte. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Nel corso del secolo che muore, giovani come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi messianismi secolarizzati che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi
siete qui convenuti. Siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione. Difenderete la pace. Anche questo un altro discorso memorabile davanti a 2 milioni di persone. Credo che questo qui riassuma, sia un po' ricapitolativo della sua vita, cioè forse nessuno pensa del, forse dobbiamo tornare indietro a cosa ha rappresentato questo Papa, non semplicemente il fatto che fosse il primo Papa non italiano dopo 456 anni, ma anche l'esperienza che lui portava, cioè quello che chiamava il retaggio polacco. E lui è il primo Papa che ha vissuto da vicino, in prima persona, una guerra. Il primo Papa che ha lavorato, ha fatto il lavoro manuale. Il primo Papa che è stato educato da laici, quindi anche questa chiesa non clericale, dopo di lui che è venuta. Il primo Papa che ha avuto questo buon rapporto con gli ebrei. Il primo Papa che ha portato la chiesa a perdonare, quello lui con il giubileo. Ma soprattutto come si vede il suo rapporto con i giovani qui. Questo riferimento alla sua vita. Cioè che lui che aveva vissuto nazismo e comunismo, e questi giovani che erano stati portati a odiare, lui dice invece dovete cambiare in questo momento. E lui questo rapporto con i giovani l'aveva avuto fin dai tempi di Cracovia, e da lì lui ha detto ho portato un'altra del suo retaggio polacco, che ho portato l'incontro con i giovani che facevamo in cattedrale, lo poi ho portato a Roma. Ma c'è una cosa forse che secondo me lo ha spinto di più ancora a fare queste giornate mondiali. È stato il primo viaggio che lui ha fatto in Francia, a Parigi, 1980. Lui stava uscendo da un incontro e improvvisamente è sbucato un giovane, 20 anni, 25, che ha cominciato a urlare, Papa, Papa, io sono ateo, tu mi devi dire perché credi. Allora, poi invece questo ragazzo è stato risucchiato dalla polizia, portato via, e il Papa si è rivolto al prete vicino, era un cardinale, e ha detto forse a questo giovane dovremmo rispondere. Io penso che le giornate mondiali siano cominciate anche da lì, questo discorso che il Papa ha cominciato a fare ai giovani e ad attirare di nuovo i giovani. 2 milioni c'erano qui di giovani a Tor Vergata. Utilizzando un'espressione cara ai giorni d'oggi al Papa Francesco, potremmo definirlo non una chiesa in uscita, ma un Papa proprio in uscita, sia per quanto riguarda i viaggi apostolici che l'atteggiamento nei confronti dei giovani e anche l'atteggiamento nei confronti del dialogo interreligioso. Un anno importante era l'86 ad Assisi, ci andiamo dopo la pubblicità. Aprile 2005, 2 aprile 2024, 19 anni senza Papa Giovanni Paolo II, ma con San Giovanni Paolo II. Ne stiamo parlando con Gianfranco Svidercovski nel nostro studio, ripercorrendo alcune fasi della sua vita, del suo pontificato. Vogliamo ripartire dal 9 maggio 1993, dal suo grido contro le mafie nella Valle dei Templi. Guardiamo. Le loro coscienze, tante vittime umane, devono capire che non si permette di uccidere innocenti. Io ho detto una volta, non uccidere, non può un uomo, qualsiasi umana autoreazione, mafia, non può cambiare e manifestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di questo Cristo, crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita. Come nacque questo grido, Gianfranco? Intanto è come si vede che il suo lato profetico, perché era veramente, credo, un profeta lui, non soltanto di sapere interpretare
l'ingresso di Dio nella storia umana, ma anche come i vecchi propri dell'Antico Testamento, di come invocare anche il Dio contro la malvagità degli uomini. Poco prima di questo incontro, lui si è incontrato con i genitori del giudice Livatino, che era stato ammazzato, che gli ho raccontato la storia del figlio. Ma ancora peggio, il vescovo locale gli ha raccontato la storia di una famiglia che i mafiosi avevano ammazzato uno per uno tutti i membri della famiglia, e per ultima avevano ammazzato la madre per farla soffrire di più. Ed ecco che lui viene fuori in questa maniera e contro la mafia con questo urlo, che veramente è incredibile che è stato così allora. Vogliamo ricordare un'altra data storica. Era il 27 ottobre del 1986, per la prima volta una giornata, un incontro di preghiera ad Assisi riunisce i leader, i capi di Stato, i leader di tutte le religioni. Che momento è stato? È stato un momento per cui il Papa, confidato dopo, stava per essere scomunicato, perché non tutti in curia erano d'accordo, sembrava un mischiume di religione, di cose. Ognuno ha pregato per conto suo, ha pregato, e pensate soltanto questo, che per un giorno in tutto il mondo non è stato sparato un colpo di arma da fuoco, non c'è stata nessuna vittima. E questa, si è inventato questo incontro di tutti, che poi devo dire, grazie a Sant'Egidio, poi ha mantenuto questo spirito di Assisi negli anni, ma è stata una grande cosa, cioè ha dimostrato come al di là delle divisioni anche religioni, anche le chiese possono andare d'accordo. Ed credo che sia un insegnamento anche soprattutto al giorno d'oggi, visto che soprattutto in Palestina, dietro allo scontro fra queste due fazioni c'è credo anche una forma di cosa, una forma di radicalismo religioso, e per cui credo che sia importante che le chiese ritornino a fare il loro mestiere, cioè di parlare di Dio. Ognuno a modo suo lo farà, ma ognuno deve farlo in modo che da calmare e non togliere questo odio che c'è in giro per il mondo. Il superamento di quel radicalismo avviene anche nella misericordia e nel perdono, e ciò che accade dopo l'attentato testimonia la sua linea che continuò. Sì, ma infatti è incredibile come lui voleva scrivere una lettera ad Ali Aqcha, e poi gli disse: questo poi la strumentalizzerà, qualcosa farà. Allora lui è andato direttamente, e lui stesso una volta me lo disse, dice che io vado lì, gli stringo la mano, salutiamoci da uomini, e gli fate notare, tenga conto Santo Padre che lei ha stretto la mano, che c'era la pistola che gli ha sparato, vado lì, siamo uomini, pensavo perdono, e questo mi guarda e mi fa: lei perché non è morto? Perché io ho mirato giusto. Quindi significa che era pagato per fare quello, e fino alla fine, nonostante tutto, non ha mai chiesto per Ali Aqcha, non ha mai chiesto perdono. Il Papa ci è rimasto male, anche negli ultimi anni una volta lo disse, ci è rimasto male che non avesse chiesto perdono. Pensate, sparano a un Papa in piazza San Pietro. Adesso passa la storia, altre immagini vengono sopra, ci siamo dimenticati, ma pensate quello che abbiamo vissuto e quello che la Chiesa ha vissuto con i Papi che sono passati in questi anni. Prima di salutarci volevo solo chiederle, c'è un'immagine, un momento di questi 27 anni di pontificato che lei porterà nel cuore? Tanti. Faccio un po' da presuntuoso, ma devo dire che è una storia questa, che ero andato in Polonia a fare, dopo il colpo di Stato, che tutto occupato, a fare un'inchiesta, era la fine dell'82. E ci andai con quello che era allora ancora giornalista, ma diventerà poi dopo il direttore della sala stampa vaticana, che è Joaquín Navarro. Abbiamo fatto questa inchiesta e Don Stanislao, il segretario, mi ha detto: perché non mi raccontare le stesse cose al Papa? E detto: quando? Il primo gennaio, che c'è la giornata della pace, lei viene per scrivere il suo giornale, alla fine la facciamo andare nella Cappella della Pietà, e il Papa lì si è rimesso il suo mantellone rosso, così è, e mi ha cominciato a chiedere: allora questa Polonia? E detto: è come se uno gli avesse dato, consolidarnosi, tanto da respirare, e poi di colpo e questi mi stanno morendo. E dice: cosa bisogna fare? E ho detto: niente, un uomo credibile deve andare lì e deve dire parole di speranza. E chi è quest'uomo? E ho detto: scusi, è Santo Padre, se era ungherese o tedesco orientale non glielo dicevo, è polacco, è successo in Polonia, deve andare lei, deve andare. Ma tutto il mondo dice che non devo andare. E questi suoi occhi bellissimi, teneri, però cominciano ad avere questo
atteggiamento un po' ironico, mi stava prendendo in giro, ma non lo capivo io. E io continuavo a dire: ma Santo Padre, lei ci deve andare, ha perdonato a chi ha sparato e non vuole andare a stringere la mano di Jaruzelski, che gli permette poi di parlare in Polonia. E dice: ma tutto il mondo dice che non devo andare. Alla fine dice: io non capisco, Santo Padre. Allora lui mi si è avvicinato, mi ha baciato qui e qui, e poi in un'orecchia ha detto: 1° gennaio 1983, tutto il mondo era contrario. Ha detto: ma io ho già deciso, ci vado. Lui è andato e da lì è cambiato tutto, è cambiato, perché quando arrivò in Polonia, arrivò e Jaruzelski pensava: ah, non la faccio parlare con Bavoisa. Lui si è voltato, ha messo il piede su pedale e fa: torna a Roma, che problema c'è? E lì è nata nuova Roma. Grazie Gianfranco Zwiderkowski, grazie per essere stato con me questa mattina.